Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Giovanni e oggi siamo nella top dei 10 migliori film horror con animali migliori di sempre. Allora, questa è la seconda puntata, tipo una serie TV, dell'estate horror, che avrà una playlist che creerò appena pubblicherò questo video. Quindi l'estate horror sarà in una playlist e se vi volete recuperare tutti i video che farò quest'estate a tema horror saranno in quella playlist. Oggi tratteremo quelli che secondo me sono i 10 migliori film horror che hanno come protagonista appunto degli animali. Mi concentrerò poco sulla trama, ma se la trama veramente è nella maggior parte dei casi, se la trama è fondamentale perché proprio c'è quell'animale, allora sì, la racconto, ma vi racconterò anche quanto mi piace l'animale protagonista, ma anche a volte no, perché non ci sono per forza animali protagonisti. Però comunque l'impatto che hanno avuto su di me. E anche se mi piacciono oppure no. Ma se stanno in questa classifica vuol dire di sì. Quindi senza perdere altro tempo vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare mi piace. E detto questo, iniziamo. Alla decima posizione troviamo Sharknado. Ragazzi, Sharknado, dai! È ovvio che ve lo ricordate, ci ho fatto pure la recensione l'anno scorso. Allora, Sharknado è un bel film, però come film di animali funziona poco secondo me, perché il fulcro del film, sì, sono gli squali, ma è il tornado di squali. Non è come lo squalo che il fulcro è proprio l'animale, perché gli squali non sono iconici, è più il tornado di squali iconico. Quindi si trova alla decima posizione per questo. Ma di che parla il film? Allora, il film parla appunto di queste persone, di questa cittadina attaccata da un tornado di squali che non si sa come si è formato. E il Sharknado ha avuto anche vari sequel che a me fanno tutti schifo, alcuni manco li ho visti. Però il primo film rimarrà uno dei migliori, non horror perché non lo considero tanto horror, però uno dei migliori film trash di sempre. Però se volete farò anche una top sui migliori film horror trash. Alla nona posizione troviamo Rogue, film del 2007, che se non lo sapete è un film che a me è piaciuto tanto, non ve ne ho mai parlato e questa è la prima volta in cui ve ne parlo. Ma di che parla Rogue? Rogue parla di questo gruppo che è andato a visitare una foresta, la foresta pluviale appunto con grandi fiumi, che viene attaccata, stanno su una nave turistica, questo gruppo di persone viene attaccata da un gigantesco coccodrillo enorme, ma veramente grande, più grosso di camera mia secondo me. Comunque questo coccodrillo comincerà a dare filo da torcere alle persone, ognuno ad uno moriranno sotto questo coccodrillo, che è spietato ma non cattivo, perché secondo me gli animali dei film horror non sono cattivi, proprio a volte sì, sono proprio bastardi. Però a volte anche il loro istinto, come appunto lo squalo oppure Rogue. È un ottimo film e il coccodrillo secondo me è uno dei migliori villain animali di tutti i film in generale. È anche molto spaventoso, all'inizio si vede poco ma alla fine proprio è come un po' Jason nei primi film. All'inizio non si vede mai e alla fine si vede sempre. All'ottava posizione troviamo Uccelli di Hitchcock, film del 1963 che ha come protagonisti gli uccelli che dopo non si sa cosa, non si sa perché, impazziscono e cominciano ad attaccare la gente. Io avrei voluto più un approfondimento, perché gli uccelli sono impazziti, perché attaccano la gente, non si sa. Però forse era meglio non fare sequel come quel disastroso Uccelli 2. E diciamo, è un ottimo film, ma un po' invecchiato male sotto vari aspetti. Ragazzi, a me i film di Hitchcock purtroppo non mi piacciono. Forse Psycho, ma neanche quello mi fa impazzire. E che stanno facendo? Stanno distruggendo Napoli, ragazzi. Comunque, è un ottimo film che però non vi consiglio di recuperare. Cioè, se siete facilmente annoiabili, perché comunque, ragazzi, dura quasi 2 ore ed è una palla, mamma mia. Alla sestima posizione troviamo Un lupo mannaro americano a Londra, film del 1981 che parlerò meglio nella classifica dedicata ai migliori film con protagonista lupi mannari. Ma perché si trova in questa top se il lupo mannaro? Sì, è un animale, ma è più una figura mitologica, fantastica. Allora, perché questo è l'unico film di lupi mannari che proprio si vede anche l'animale, perché, cioè, secondo me è l'unico film con un lupo mannaro in cui il lupo mannaro è proprio un lupo, è proprio effettivo. Perché all'inizio, quando David
e l'altro suo amico vengono attaccati dal lupo mannaro e l'altro amico di David ci rimane secco. Pensavo fosse un lupo vero e quando viene mostrato il corpo invece si scopriva che era un lupo mannaro. Però l'ho messo anche in questa classifica, vabbè, a parte perché comunque proprio il lupo mannaro assomiglia a proprio un lupo effettivo, perché prendete quello della Universal, quello si vedeva che era un umano, c'era un lupo però antropomorfo. Qui è proprio un lupo, cioè sembra proprio un lupo effettivo. Se il film non si chiamasse un lupo mannaro americano a Londra, a te non ti viene da pensare che è quel lupo mannaro, ma questo non è un difetto. Attenzione, perché ci voleva secondo me un po' di innovazione, perché fino ad ora, secondo me, il lupo mannaro era sempre stata una figura antropomorfa. Qui c'è stato proprio un lupo proprio effettivo, vero? E io secondo me avrei preferito che David fosse stato morso da un lupo vero, senza un lupo mannaro, perché secondo me avrebbe avuto più senso. Però anche quest'idea mi è piaciuta molto. E secondo me è uno dei migliori film horror di lupi mannari, ma ne parleremo meglio della classifica dedicata ai migliori film horror di lupi mannari. Alla sesta posizione, ragazzi, troviamo La Mosca, film del 1986, diretto da David Cronenberg. Allora, questo film è carino ed è anche un body horror. Non so se farò una classifica sui body horror, anche perché quelli che ho visto e quelli che mi sono piaciuti sono pochissimi. Però diciamo che La Mosca, nonostante fosse il 1986, aveva degli effetti speciali che fanno invidia a quelli di oggi. Nulla da togliere alla cosa, però anche questi sono ben fatti. Questo film parla di uno scienziato che crea una macchina che ti teletrasporta e per provarla si teletrasporta insieme a una mosca e non si sa come la materia sua e quella della mosca si uniscono. E dopo vari giorni e mesi avrà una mutazione che lo trasformerà in una mosca antropomorfa. Non in una mosca proprio piccola, però comunque in una mosca antropomorfa, che esteticamente è uno dei migliori personaggi dei film horror, secondo me. Allora, non lo considero molto un horror, più una fantascienza drammatica. Che anche il finale è uno dei più tristi, secondo me, perché lui non era proprio cattivo, cattivo, ma era ossessionato da una cosa che aveva creato. E per uno scienziato, se non teletrasporto, appunto, era l'innovazione per lui. E quindi è impazzito. Ma, ahimè, ci è schiattato. Alla quinta posizione, ragazzi, troviamo Pet Sematary. Ve l'ho detto, si trovava in questa classifica, non in quella dei migliori film di zombie. Perché anche se è un bel film di zombie, mi piace più la parte che tratta gli animali. Perché, appunto, uno dei protagonisti di questi film, di questo film, perché comunque è una saga, anche il secondo film tratta abbastanza bene il tema di animali, è il gatto Church, che è non un antagonista, però personaggio abbastanza inquietante, secondo me, che mette i brividi, sì, e parla di questa famiglia che si trasferisce in questa casa, in questo paese, nel periodo di autunno. E vicino a questa casa c'è un cimitero che apparentemente porta in vita chi seppellisce lì. Ora, il gatto di questa famiglia muore e il padre di famiglia prende il gatto, lo porta al cimitero e dopo 2 giorni se lo ritrova vivo e vegeto in casa. Ma che succede se tuo figlio viene investito da un camion e tu, in modo disperato, lo porti nel cimitero? Vedete il film per capire. Alla quinta, no, scusate, quarta, ragazzi, posizione troviamo Link, film del 1986 che ha ispirato appunto il mio film di nome Linked. Linked 2 secondo me verrà bene, lo sto lavorando, vi dirò qualche chicca tra qualche giorno. Di che parla però questo film? Perché sul mio canale ve ne ho sempre parlato citando sempre il mio film. Ma di che parla? Questa studentessa va ad aiutare uno scienziato che vive in una città in Inghilterra. No, che vive, scusate, in una casa davanti al mare, un paesino in Inghilterra. Questo scienziato ha 3 scimmie su cui lavora, non fa esperimenti, però ecco, studia le scimmie, è una specie di antropologo. E che succede quando una di queste scimmie impazzisce perché è stanco di essere sfruttato dagli esseri umani?
abbiamo tre scimmie. E indovinate chi impazzisce? Imp, un'altra femmina che non mi ricordo come si chiama, e Link. Chi è che impazzisce e che dà il nome al film? Ovviamente il carissimo Link, che è un orangotango, appunto, che è stanco di essere sfruttato dagli esseri umani, impazzisce e uccide tutti. Bella la componente horror e anche belli gli effetti speciali del sangue. Peccato quando muore Link l'effetto speciale fa un po' cacare. Ma bellissimo il film, bello, ve lo straconsiglio. È difficile trovarlo, ma se fate qualche ricerca su qualche sito tipo streaming community forse lo trovate. È veramente fatto bene, bellissimo. Per l'86 una scimmia assassina non si era mai vista, semmai in qualche altro vecchio film, ma accennata, ma proprio un film, perché il protagonista del film è la scimmia. È la scimmia, ragazzi, è Link. Dà pure il titolo al film. Quindi, oh, un ottimo film di scimmie. Ovviamente insieme al pianeta delle scimmie. Alla terza posizione, ragazzi, troviamo il mio preferito. Qua in mezzo, ovviamente sto scherzando, perché il mio preferito è in prima posizione, però quello più divertente è qua in mezzo, a parer mio, è Coca in Orso. Sì, ragazzi, Coca in Orso. Non è tanto un horror, però ce l'ha la componente horror. È considerato horror, ma anche commedia e azione. Di che parla? Dei criminali buttano da un elicottero vari pacchi e chili di polverina magica, ragazzi, che se lo dico mi bannano il cazzo di video. Chili, chili, chili di polverina magica. E che succede quando questa polverina magica viene inghiottita da un orso? Già l'orso è aggressivo di suo, figuratevi con un sacco di polverina magica in faccia e nel corpo. Un film molto violento e veramente, veramente spietato sotto vari punti di vista. Ma l'orso è uno dei migliori villain nei film horror. Sì, sto dicendo che molti animali qua in mezzo sono bei villain. Ma perché lo sono, sono bei villain. Alla seconda posizione, ragazzi, troviamo Cujo, film del 1983, è quello secondo me più triste qua in mezzo, perché se ora ci siamo divertiti di Coca in Orso, parliamo di Cujo. Film tratto dal racconto del maestro dell'horror Stephen King, maestro dell'horror in letteratura, perché chi, non si può superare Stephen King, ragazzi, è troppo bravo in quello che fa, almeno nelle opere horror. Poi non ho letto solo Misery e It, ma da quel che ho letto veramente è un grande. Ma ne parleremo dei racconti di Stephen King. Parleremo dei migliori film tratti dai racconti di Stephen King. Ma di che parla Cujo? Cujo parla di un semplice San Bernardo, gentile, docile e molto giocherellone, che un giorno però si ritrova a essere attratto in una caverna molto piccola, piena di pipistrelli. Viene mosso da uno di questi pipistrelli che gli portano la rabbia. Cos'è la rabbia? La rabbia è una malattia che viene spesso portata dai cani, che però sulle persone non ha tanti effetti, sui cani sì. Ora, so che questo film è un po' esagerato, però i cani, quando hanno la rabbia, sono più aggressivi, perché si chiama rabbia, perché diventano più rabbiosi, più aggressivi. Questa cosa succede anche con Cujo, che purtroppo da cane docile e gentile passa a un cane aggressivo e anche omicida, perché anche se non vuole farlo lui, la malattia della rabbia lo porta ad aggredire e anche uccidere dei poveri malcapitati. Perché è triste questo film? A parte perché vedere un cane, io amo molto i cani, un cane gentile trasformarsi in una belva assassina mi rattrista, ma anche la scena finale in cui Cujo viene ucciso purtroppo è... non, ragazzi, mi dispiace, ma io non riesco a reggere queste scene. Cujo è un ottimo cattivo, anche se non è cattivo, però comunque il film è fatto bene. Però ecco, Cujo non era veramente cattivo, non voleva fare quelle cose. Purtroppo la rabbia lo ha portato ad uccidere un sacco di persone. Ma prima della prima posizione, ragazzi, ovviamente le menzioni d'onore, come per esempio Tremors, che non l'ho messo in questa classifica appunto perché gli animali qui non sono proprio animali, sono più alieni. Ah, e comunque questa classifica sicuro non avrà una seconda parte. Se mi dovrei ricredere, ovviamente ve lo dico prima che la faccio, perché questi sono gli unici film horror con animali che mi sono piaciuti. Anche le menzioni d'onore mi sono piaciute. Poi, ragazzi, oltre a Tremors troviamo Beast, film del 2022, che per carità è molto carino, però è molto lontano ad essere horror. Poi altri film horror che non hanno protagonisti animali, ma che vengono, che gli animali però sono figure marginali all'interno di questi film horror, sono Arachnofobia, che anche se i gagni sono i protagonisti,
poi troviamo Dem, film del 32 con protagoniste formiche, Tarantula del 55 e anche se non è proprio un animale, metterei anche Godzilla del 53 che non è proprio un horror, però comunque è un po' grottesco come film e come figura centrale c'è una figura ispirata ad un animale. Vincenzo sarà fiero di me. Alla prima posizione, ragazzi, non può mancare il cult dei film horror per eccellenza insieme all'esorcista ad Halloween. Stiamo parlando dello Squalo, film del 75 diretto dal mattacchione di Steven Spielberg, che ha fatto un sacco di bei capolavori, non si mette in dubbio questo. Lo Squalo non è proprio un film horror, è più un thriller di azione e avventura, però le scene violente sono tante. Lo Squalo è una macchina assassina. E lì che parla? Di questa cittadina con una spiaggia che a un certo punto si ritrova a combattere con uno squalo. Lo Squalo è uno dei migliori personaggi all'interno dei film horror. Ed è anche lo Squalo uno dei migliori film horror per me. Cioè è bellissimo, insuperabile. I sequel sono carini, tolto il 3, però il primo è insuperabile. Veramente, veramente uno dei migliori film horror mai fatti. Anche se comunque non è horror, però si avvicina ad esserlo. E Bruce, si chiama così lo squalo, è uno dei... è intramontabile, ragazzi. Uno squalo. Il film, sotto vari punti può risultare noioso. Ma se il film fosse stato solo lo squalo... Cioè, prendete per esempio Sharknado. Tutta l'ora e 20 di film sono solo squali che ammazzano la gente. Questo film non è solo lo squalo che ammazza la gente, è anche la gente che pianifica come uccidere lo squalo, ma è anche la gente che viene... Cioè, ogni uccisione che fa lo squalo, la gente si incita ad uccidere lo squalo quando muovere il culo per farlo. Sono solo in tre. Quint, Brody e l'altro di cui non mi ricordo il nome. E niente ragazzi, questi erano secondo me i 10 migliori film horror con animali. Fatemi sapere qual è la vostra top e noi ci vediamo alla prossima puntata di Estate Horror. Ciao!